Per costruire una flash heater ci vuole sabbia asciutta, quindi la stendiamo per farla asciugare bene. Due bottiglie. Bottiglie sarebbero meglio uguali. Adesso lasciamo qui all'incirca una mezz'ora, perché se si mette l'acqua bagnata, la sabbia bagnata, no, non scorre bene. Come a me è già successo, rimane attaccato nel fondo della bottiglia. Il tempo non va giù lineare. Speriamo nella bella giornata e aspettiamo che il sole asciughi la sabbia, il sabbione. Tutto il necessario per asciugare la sabbia: sole, padellini e le bottiglie pronte per essere riempite. Ma il sole adesso va anche via. Cosa strana che la sabbia bagna anche il pavimento. Cavolo, la costruzione della prima flash heater. Spostandola la sabbia si asciuga prima, ma la manovra che dover fare a questo punto è mettere la sabbia asciutta nella clessidra, nella bottiglia di vetro. Vedi? E già va bene, va giù bene adesso che è asciutta. Sento foglie però. Sì, foglie. Perché le foglie ostacolano la fuoriuscita. Come hai visto? È il pavimento che ha asciugato la sabbia. È il calore del porfido. È vero. Perché il porfido emana calore. È vero, ha asciugato più quello che il sole. Perché è porfido. Dani! Ma lì è ancora dietro asciugarsi, lì. Dice, qui in un attimo si è asciugata. Ciao! Che si è asciugata subito così, eh? Minchia, non si dica. Appena lo spazio si è asciugato subito. Vai. La flash heater è pronta. Adesso l'opera è questa.